Non si sente. Ma il nostro sindaco, noi ci siamo praticamente confrontati prima che lui venisse eletto. E si è configurata subito una bellissima intuizione, quella che per decidere bisogna essere in pochi, massimo in due, una parte e una controparte. E il sindaco mi disse, e mi ha ripetuto successivamente, guarda che dello stadio me ne voglio interessare io e soltanto io in prima persona. Quindi io non ho assolutamente invaso il suo campo d'azione, perché quando un sindaco viene eletto in questa città ha bisogno di almeno 7-8 mesi per capire che casino è questa città. Sì, uno lo sa, ma non lo sa. O vorrebbe non saperlo, perché è un atto d'amore verso la città che uno fa, una consacrazione di se stessi ad una città che è come una fiora che ti risucchia in tutto il caotico non fare di decenni, che però riguarda anche il paese. Allora, però, il sindaco, che è stato anche ministro e quindi conosce le regole del dover amministrare il paese, cosa ha fatto? Si è fatto assegnare da Roma una persona perfetta per il bilancio, perché questo comune è sempre stato, come il comune di Roma, disastrato per i bilanci. E da Roma gli hanno postato su Napoli una persona al cubo come capacità. Quindi lui ha dovuto in questi 7-8 mesi lavorare, capire, immergersi soprattutto. Io non potevo andare lì a dire, oh, tu mi hai detto che dovevamo guardarci in faccia per lo stadio. Lo stadio sta lì. Lo stadio noi lo rimetteremo a posto, lo faremo diventare un bellissimo stadio, ma dobbiamo studiare tutte quelle che debbono essere le collaterali problematiche perché uno stadio possa funzionare al top. Quindi viabilità, servizi e trasporti a qualunque ora del giorno e della notte, e possibilità di far vivere una struttura 7 giorni su 7. Quindi non è che con la bacchetta magica, perché queste sono tutte cose facili a dirsi. Poi in una città e in un quartiere come quello bisogna trovare le opportune, diciamo, volontà, che le volontà poi sono anche di chi abita in quel quartiere, no? Per cui non è che gli puoi disastrare la loro vita, perché lì dentro, sì è vero, c'è il simulacro del calcio, del tifo, ma ci sono anche quelli che magari non sono tifosi, che sono simpatizzanti, ma che non vivono per il calcio Napoli, e tu li devi rispettare, non gli puoi assolutamente distruggere una vita, perché quelli magari ci hanno messo anni di risparmi per comprarsi una casa in quella zona, e quindi uno deve poter concertare le cose in maniera possibile, con il rispetto per tutte le componenti, ma soprattutto quello che a me piacerebbe fare è abbandonare l'idea del vecchio. Cioè io sono uno, voi l'avete sempre detto, che sono un visionario, nel senso che ho sempre avuto una vision, cioè tutto quello che io vi ho predetto, pur non appartenendo al mondo del calcio, come cultura precedente a questa mia esperienza che ormai è di 18 anni, tutto quello che io vi avevo preannunciato si è avverato. Si è avverato. È chiaro il ragionamento. Ora, è vero che in Inghilterra si pratica il calcio migliore del mondo, è vero che ci sono gli stadi, grazie a Madame Thatcher, più funzionali del mondo, è vero che c'è una legge che ha messo fuori causa gli oligarchi.
Ma non è che possano mettere fuori causa la mafia, la Sacra Corona Unita, la Grandina, la Camorra? Cioè, un po' più complicato, no? Il nostro paese, ma forse anche per questo più colorito, e dove c'è il sole e non la nebbia, forse nasce di più lo spirito concreto del saper fare, di potersi adattare. Ecco, questa capacità di adattamento che aveva ad esempio mio padre è una capacità che i napoletani hanno nell'anima, è un fatto spontaneo. E allora, se noi unissimo il sindaco e il calcio Napoli, questa spiritualità ha una concretezza di voler fare un qualche cosa che da un punto di vista della urbanistica, al di là di tutte le stupidaggini che possono dire le sovrintendenze d'Italia, che sono molto limitanti, purtroppo, ahimè, e se non ci sei amico ti creano dei percorsi impossibili da valicare. Allora, se noi potessimo mettere seduti tutti quanti in un concerto unico e dire: lo vogliamo fare? Vogliamo arrivare a meta? Bene, allora tutti quanti dobbiamo essere d'accordo. Non si deve alzare colui il quale impietosamente per lui, non per noi. Io delle volte mi diverto, mia moglie mi dice: ma tu leggi ancora tutta questa rassegna stampa? Sì, amore, sono 200 pagine ogni giorno, ma mi diverto come un matto. Mi diverto come un matto perché io riesco a percepire, ogni tanto ci sono dei personaggi che magari non sono dei giornalisti di quella determinata testata o di quella determinata televisione, che però sono ospiti, e nel loro essere ospiti, per un direttore di presenza, dicono delle cose, perché siamo in un mondo dove siamo tutti quanti in una repubblica basata sull'espressione, sulla libertà di espressione, tutti hanno il dovere e il diritto di esprimersi, anche a dire delle cose che non saranno nel cielo dell'interno, che sono quelle che mi fanno molto sorridere e divertire, perché se uno fosse sempre razionalmente rappresentato, che noia, no? Quindi io sono convinto che con il nostro sindaco, per dare una risposta più ampia possibile, in maniera tale che non me ne facciate delle altre, sullo stadio, credo che insieme troveremo il modo per poter fare uno stadio all'altezza, non dei tempi attuali, ma anche che possa convivere con i prossimi 20 anni, 30 anni.